Sul discorso della la diversità di metodo, la diversità di funzione, la specificità di ordine matrimonio non significa assolutamente distacco o contrapposizione, è esattamente la complementarietà. Uso l'immagine come il femminile dice cos'è il maschile dice cos'è il femminile, così il sacerdozio dice cos'è il matrimonio dice cos'è il sacerdozio. Stanno di fronte uno all'altro per una compiutezza. Ve lo spiego così velocissimamente, perché almeno la partenza deve essere molto chiara, così si capisce la diversità di missione, ma altrettanto l'intensità di complementarietà. Sorpassando un certo modo di fare stare insieme ordine e matrimonio, cioè mai i preti hanno bisogno della vicinanza degli sposi perché poverini, loro sono soli, ma i preti hanno bisogno che i laici aiutino. Queste sono tutte cose belle, ma non è la sostanza. La sostanza qual è? Il prete è consacrato singolarmente. Chiaro? Anche se sono in 15 ordinati quel giorno, il vescovo li consacra a uno, e fanno unità all'unico vescovo perché c'è un solo sacerdote, un solo capo, un solo maestro, un solo pastore. Chi è? Gesù. Perché il sacerdote è sacramento, segno, visibilizzazione, attualizzazione, rappresentazione di chi? Del capo, del pastore che è Gesù, del maestro autorevole. Quindi è consacrato nella sua singolarità, è chiamato a fare il capo, la testa. Ci siamo? Osservate allora la bellezza che nasce. Questi come vengono consacrati? Effusione dello Spirito Santo, consacrazione come ci veniva ricordato. In quanto coppia, non è il 50% Spirito Santo a lei, il 50% Spirito Santo a lui e fa il matrimonio. Viene consacrata la relazione, perché questi due erano già consacrati per il battesimo, cresimo e eucaristia. La novità di questi due soggetti, lei e lui, qual è? Che si sono incontrati, si sono amati e vogliono fare una sola carne. Cosa viene consacrato? Una sola carne. La relazione viene consacrata. Per cui io metto in risalto il sacramento, lo vedo come metto in risalto la relazione. Allora, se io qui ho il carisma del capo e qui ho il carisma della relazione, si vede che sono tutti e due indispensabili per fare la Chiesa. Oggi che Chiesa abbiamo molto spesso? La Chiesa ha tutta testa. Perché prete, deve fare prete, deve fare prete, 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 dopo Gigio, non so se chi si ricorda, no, di certe espressioni che c'erano alla televisione, no, dopo Gigio, quel problema era tutta testa, niente corpo. E così sulle nostre parrocchie, tutta testa, niente corpo, sì, qualcuno, le gambette di qualcuno che si muove. Mentre devo avere la testa e il corpo, i tessitori di unità. Questo tesse fa la comunione in quanto capo, questi tessono, tessitori di comunione. Allora si capisce anche il collegamento con questo dell'una caro. Cos'è una caro? E noi purtroppo col discorso di moralizzare, no? Di dire quando è che non c'è più peccato, perché quando sono sposati allora sì possono fare l'amore, fare una caro. Abbiamo pensato che tutto sommato la moralità, il far bene l'amore, significa farlo bene in camera da letto. Quasi che l'una caro esaurisce la sua potenza in camera da letto. Eh no, camera da letto è l'accensione. L'accensione del motore. L'accensione del motore dell'unità, perché che unità devo costruire? Solo quella con mio marito e mia moglie. E poi al cimitero che unità fate? Tomba di famiglia. Questa unità è funzionale ad una unità più grande, che essere costruttori di tessuto comunionale. Hanno il carisma della comunione. Mi sfugge il nome di un teologo bravissimo che ha sviluppato questi discorsi intorno al era un esperto del concilio, quel teologo di Venezia, ma mi sfugge, è Germano Pattaro. Ha scritto delle cose straordinarie su questo carisma della comunione che hanno gli sposi, che sono chiamati ad essere tessitori di comunità. Allora io non posso fare la testa senza la comunità non può fare, non può esserci senza il capo. Sono strettamente indispensabili. Così pure va detto che il matrimonio non è un sacramento volatile. Noi a casa nostra facciamo quello che vogliamo, facciamo la pastorale che vogliamo. No, tu fai la pastorale in comunione con il pastore, perché non esiste un sacramento privato. Il matrimonio è un sacramento pubblico. Tant'è che vi sposate con dei testimoni.
Il sacramento pubblico, in quanto pubblico, va vissuto in comunione con il pastore. Purtroppo abbiamo dei pastori che possono dire: ma a me cosa interessa della tua vita, di quello che fai a casa tua? Non è questione di sapere gli affari di famiglia, è questione di dire: io, noi due siamo tessitori di comunione. Allora pensate cosa vuol dire tessitore di comunione. Tessitore di comunione marito e moglie, che parte dall'intensità unitiva uomo-donna, maschile e femminile, con la sessualità, ma quel dono totale di sé 24 ore al giorno. E questa unità, come sorgente che zampilla, cade innanzitutto su chi? Sui figli che sono in casa. Cosa succede molto spesso? Che si chiude il rubinetto dell'unità perché ci sono i figli. I figli vanno nutriti con questa unità e godono di questa unità, perché un figlio nasce dall'unità, e quando tu lo gestisci nella divisione non lo gestisci più in sintonia col suo corpo. Il suo corpo è unità, è 100% mamma e 100% papà, e tutte le volte che lo gestisci singolarmente tu distruggi qualcosa della sua ricchezza originaria, che è l'unità di papà e mamma. Quindi l'unità marito e moglie scende immediatamente nell'unità verso i figli, insieme gestire, curare, coltivare e educare i figli. E altro passaggio dai figli, dove? Nella comunità più vicina, quella dell'Eucaristia Domenicale, la comunità cristiana. Nella comunità cristiana porto la mia unità, sono costruttore di quella unità. Quella unità non ha il suo confine sulla porta di casa, sul cancelletto del giardino, ha il suo confine nel mondo. E costruisco l'unità, la passione per l'unità. Questa è una chiave. E poi da lì, dall'unità eucaristica domenicale, è costruttore di unità nella società, che avrebbe sviluppato un tema sconosciuto ma che è preziosissimo e si fonda esattamente qui, che è: il matrimonio è un sacramento per la società, è un sacramento per far politica. Ma abbiamo ancora da fare dei cristiani, è difficile che facciamo la politica cristiana. Quindi c'è un passaggio da fare, sapendo che nessuno di questi passaggi può essere bypassato. Cioè non posso dire: ma sì, ma io unità con mio marito, sì sì, andiamo d'accordo, io vado a lavorare in parrocchia. No, va a casa, perché la parrocchia ha bisogno dell'unità con tua moglie e con tuo marito, non delle tue braccia. Ma io non mi occupo dei figli perché ci pensa, io vado a fare volontariato. No, marito e moglie, famiglia, comunità eucaristica, comunità territoriale, è l'acqua che discende, e nella misura è vissuta con intensità, non si ferma e cade continuamente. Il presbitero ha bisogno di questo costruttore di comunità, e questi hanno bisogno del presbitero. Innanzitutto si deve, secondo me, però io non ho parole di vita eterna, mi sto solo dicendo delle opinioni in questo caso qui. Innanzitutto va precisato il linguaggio. Voi sapete che il linguaggio è formatore di una coscienza nel tempo. Se noi prendiamo questi benedetti corsi di preparazione al matrimonio, un linguaggio proposto nel 75 dai vescovi italiani con il famoso documento benedizione del sacramento del matrimonio, quel linguaggio che andava bene allora, perché non bisognava dire altro se non fare quella fetta, oggi è un linguaggio che rischia di essere controproducente. Perché? Perché quando io parlo del corso di preparazione al matrimonio, chiunque nel buon senso, chiunque davvero, il popolo, la gente, i fidanzati, cosa capiscono? Che dopo che io ho fatto il corso e mi sono sposato in chiesa, ho fatto il mio dovere, ho finito. Cioè, entra dentro nella mentalità, no? Mentre il Papa già qui parla di una prosecuzione di formazione, tant'è che si legge, componendo insieme tutte le volte che dove parla di preparazione al matrimonio e accompagnamento post-matrimoniale, si evince che ci deve essere un legame organico. Come dire: adesso che siete fidanzati vi dico questo e questo, poi ci vediamo dopo il matrimonio e vi diciamo questo e questo e questo. Adesso che siete fidanzati sulla sessualità vi diciamo questo. Dopo che siete sposati, dopo un anno o due di matrimonio, vi diremo anche le difficoltà della sessualità, cosa nasce, che problemi, che fatiche.
Adesso vi diciamo la bellezza, sì, i metodi naturali. Dopo vi diremo cosa vuol dire un figlio, due, tre. Cioè legare esattamente le due, in modo che ci sia un richiamo uno dell'altro. Ma soprattutto a livello di linguaggio e quindi poi di contenuto, è pensare alla preparazione al matrimonio come preparazione alla missione di sposi. Questo secondo me è il termine giusto, il linguaggio giusto per definire il futuro della preparazione al matrimonio. Cioè sono corsi di preparazione alla missione di sposi. E vi spiego. Dal sacramento del matrimonio, come vi ho citato, il numero 161 e 165, nasce una missione specifica, che purtroppo per molti è una nebulosa, la missione specifica. Mentre i nostri laici sanno definire la missione del prete. Il prete deve fare 1, 2, 3, 4, 5. Gli sposi cosa devono fare? Volersi bene, anche le suore. Essere fecondi, anche le ragazze madri. Educare cristianamente, anche gli atei portano i figli a scuole cattoliche o fa la prima comunione. Dov'è la diversità? Cioè qual è la missione specifica degli sposi? Se io non conosco con esattezza, guarda, qui viene definita molto bene, non è il nostro tema, ma si potrebbe toccare esattamente per punti. Qual è la missione specifica degli sposi? 1, 2, 3, 4, 5. Perfetta. Ma se io non conosco bene la missione specifica, come posso preparare la missione? Per chi di voi avesse studiato un po' di pedagogia o comunque avesse del buon senso, si può educare senza sapere verso dove? Ci si può iscrivere all'università senza sapere in qualche facoltà? No? Posso educare al matrimonio, alla missione di sposi, se non so cos'è la missione di sposi? Ecco perché è proprio radicalmente da rivedere il discorso della preparazione al matrimonio come preparazione alla missione. È giusto sollevare un'altra riflessione proprio su questo argomento sollevato molto delicato, che noi viviamo in un momento storico della pastorale, che ha molte facce, molte espressioni, non so come dire, no? Abbiamo una diversità di cristiani, una diversità di gente che viene a chiedere il matrimonio in chiesa che è abissale. C'è chi viene a chiedere il matrimonio in chiesa e sono gli animatori, i giovani, e sono frequentanti in tanti in parrocchia, e c'è chi viene a chiedere il matrimonio in chiesa solo perché gli piace la chiesa. Non credono, non praticano, non... Capite? E questa è la realtà che un parroco si trova davanti. Sembra un momento unificante, facciamo lo stesso corso, e qui già entriamo in difficoltà, perché offrire lo stesso cibo a chi non ha mai mangiato e a chi mangia tutte le domeniche non è proprio la stessa cosa. Quindi va pensati dei percorsi diversificati, ma per pensare ai percorsi diversificati bisogna cominciare a uscire dai nostri confini, dai nostri miei, tuoi, suoi. Bisogna cominciare a pensare a Gesù Cristo anziché alla parrocchia, perché allora ci si può aiutare e collaborare in una fraternità che vada a dare indirizzi esattamente alle coppie di sposi. Ma soprattutto, quando io trovo questa difficoltà, cos'è che deve venire fuori? Perché comunque io da parroco, non ero fino a poco tempo fa, però che di 16.000 abitanti, anche io mi trovavo che qualcuno che veniva a chiedere il matrimonio in chiesa, dopo 7-8 anni che dicevo che ero lì, e mi chiamavano col nome del mio predecessore. Non sapevano ancora che era cambiato il parroco, quindi probabilmente non venivano a messa la domenica, capite bene? E chiedono un matrimonio in chiesa. Io non ho mai rifiutato il matrimonio in chiesa, però mi sono sbizzarrito ad accompagnare le coppie che volevano camminare, che volevano correre. Vuoi andare lentamente? Mi chiamavo i corsi di corsa per quelli che volevano appunto fare il matrimonio velocemente, avere un corso. Corsi di corsa, li facevo, e bene anche, bene, perché ognuno ha il suo cibo. Ma chi voleva? Ah, c'erano anche i 2 anni, i 3 anni, i 4 anni di preparazione al matrimonio. Ti do l'accompagnamento, ti insegno il cammino, 1, 2, 3, 5 tappe,
ti faccio leggere, ti faccio, io voglio che tu sappia la bellezza che tu diventi, e quando vai in chiesa che tu canti, e quando andate in chiesa la prima cosa che fate non guardate i fiori ma fate la genuflessione al Santissimo, perché è quello là che vi sposa, non io, non il prete, non voi due, perché voi siete ministri di Cristo, non siete, ve lo date voi il matrimonio. Cioè, e lì scopri la bellezza. Mi sono arrivato in parrocchia ad avere giovani che facevano la notte di adorazione, la notte precedente, fino alle 2, alle 3, con altri giovani nella cripta ad adorare il Signore per prepararsi al momento delle nozze con Gesù. La coppia che fa nozze con Gesù. Festa, ma festa del cuore, festa intima. Però, capite, noi dobbiamo cercare di gestire questa diversificazione che c'è in questo momento della gente che abbiamo. Ma la diversificazione non deve impedirci di dare di più a chi è. Pensa se avete una bella coppia di animatori in parrocchia. Che cosa gli do da mangiare? Il corso di corsa, come si chiama, di quello lì della... Dico no, per piacere vi leggete questo pezzetto qui, lo masticate come ruminanti e dopo venite, ci troviamo insieme e voglio vedere se avete gustato del tutto, se vi è entrato dentro, perché voi diventate una grande cosa, voi diventate mistero grande, come Cristo ama la Chiesa. Cioè, credo che qui occorra in questo momento qui, secondo me, la pazienza proprio di parroci, di vicari parrocchiali, di intravedere che cosa fare di meglio. Prodotti sul mercato ce n'è qualcuno di buono, comincia ad esserci qualcuno di buono, che guarda un po' più in largo, insomma. Se c'è una cosa alla quale essere attenti a livello generale, però io non conosco appunto la concretezza della vostra diocesi, ma penso a livello generale, solitamente viene trascurato il sacramento del matrimonio. Tra l'altro con motivazioni pastorali assurde. Se io parlo del sacramento, questi non vengono più. Io spero che non succeda anche da voi. Ma io devo parlare. Io faccio il rettore del seminario nella mia diocesi, ma posso dare l'ordinazione a chi non sa neanche cosa va a fare? Nella misura in cui noi preti avremo acquistato la bellezza, la grandezza del sacramento del matrimonio, probabilmente sapremo. Poi nello stesso tempo dobbiamo usare tutta la misericordia e l'accoglienza, perché non stabiliamo noi i momenti in cui Dio incontra quella coppia. Quindi io accolgo, accompagno, non capisco niente, fanno il minimo necessario, gli do tutto, però dopo vedo come si possono avvicinare. E qui lasciatemi dire, i migliori collaboratori, i migliori venditori, non mi piace la parola ma è per capirci, i migliori venditori del sacramento del matrimonio sono gli sposi. Io posso parlare di sacramento del matrimonio con entusiasmo, ma vi garantisco che tante coppie ormai sanno parlare con più entusiasmo di me, ma non tanto in una sala, ma in casa loro, con una coppia di amici. Venite a cena. Quando erano parecchi fidanzati che chiedevano il matrimonio, allora, prima cosa, noi li ascoltavamo per sapere se erano conviventi, perché era una vergogna qualche volta dirlo, no? Se erano conviventi, se erano fidanzati, da quanto erano, quando si sposavano, eccetera. Fatto questo, a seconda della foto che avevamo, no? Lo dicevamo uno di noi preti, li mandavamo a cena da una coppia di sposi. Perché io non posso dire che la Chiesa ti accoglie solo perché sto qui in piedi con te o anche seduto un quarto d'ora. E voglio che tu sappia che la Chiesa, il matrimonio è una cosa bella. Guarda, ci sarà una coppia che prende contatto con voi, lasciatemi il telefono, vi inviteranno a cena, così vi spiegheranno come sono fatti i corsi, quali sono i temi, vi spiegheranno se potete scegliere questo, scegliere quest'altro, se potete fare, volete fare un po' di più, un po' di meno. Cioè, credo che qui debba venire fuori la grazia di voi sacramenti e matrimonio. Il futuro dei sacramenti non fatelo dipendere solo dal prete. La qualità dei matrimoni futuri dipende anche dalle qualità degli sposi attuali. La qualità dei futuri sacramenti dipende dalla qualità dei sacramenti attuali. Ti ho dato solo un contributo, perché so che in materia, come dire, magma questo proprio. Io per la mia sensibilità però sono già passati 5 anni da quando sono via dalla parrocchia. E per la mia sensibilità
ho voluto proporre ad alta voce in parrocchia, quindi negli avvisi parrocchiali, un corso specifico per conviventi. È vero che adesso la situazione sta cambiando velocemente e in certe parrocchie la maggioranza dei corsi di preparazione al matrimonio sono fatti in conviventi, quindi già bisognerebbe pensare alle cose. Ma è importante partire da questo positivo. Attraverso quel percorso guadagnavamo alla fede qualcuna delle coppie che erano tentate di dire di sposarsi, eccetera, però non avevano l'idea chiara di che cosa era sposarsi in chiesa, che cosa sarebbe accaduto, perché oggi c'è l'idea che sposarsi in chiesa vuol dire costi, vuol dire pranzi, vuol dire... Credo che nel discorso della convivenza dovremmo accettarlo sempre di più, sapendo che i giovani non hanno più le coordinate morali, tra virgolette, o tradizionali che avevamo noi, che avevate voi anche da adulti. Sono proprio fuori dalle nostre coordinate. Quindi non c'è da stupirsi se vanno a convivere. C'è sempre da dire la propria opinione, perché dietro le convivenze c'è una fragilità notevole, notevole fragilità. Io ho presentato a Firenze un libro di una psicologa che riceveva particolarmente le coppie conviventi, le accompagnava psicologicamente. Ma la conclusione del suo libro era che ci sono più problemi psicologici nelle coppie conviventi che non nelle coppie normali. Perché la coppia convivente nasce per forza nel senso dell'insicurezza, nel segno dell'incertezza, e se trova un'altra. Per una coppia convivente, per andare al concreto, lei a casa, il marito arriva 2 ore in ritardo quella sera lì. Ma sei stato? Sì, no. Ma succede anche 2 giorni dopo. Ma forse un'altra. Cioè, veramente c'è una situazione difficile che poi rischia di essere di tentare il matrimonio per prove ed errori. Se mi trovo bene da sposo, non mi trovo bene. Quindi io, secondo me, però, mi sento anch'io povero nel darti queste risposte qui. Credo che la cosa sia affiancarle con coppie belle di sposi. Cioè che le nostre coppie cristiane diventino amiche, una coppia. C'è un parroco attento, c'è una coppia di giovani che convive, no? Vedere come e quanto può stabilirsi un'amicizia laica, non per farli venire in chiesa, ma un'amicizia laica, proprio dire dai, venite a cena, veniamo anche a casa vostra, andiamo insieme. Perché nella misura in cui hanno messaggi alternativi possono ripensare la loro vita di coppia. Sapendo che la convivenza sta diventando la scelta più frequente. Non so se seguite un po' le statistiche, ma stanno calando, almeno al nord, stanno calando vertiginosamente i matrimoni religiosi, ma calano anche i matrimoni civili, aumentano le convivenze. Tant'è che è uscita una normativa, proprio credo oggi o ieri, una normativa che prevede che il marito che abbandona il coniuge, ed erano conviventi, comunque sono tenuti a dare al coniuge abbandonato a dare gli alimenti per i figli per legge, pena la detenzione o una multa. Perché effettivamente stanno crescendo anche queste situazioni, perché quando un convivente si separa non c'è nulla che tenga in piedi. Io ho visto donne lasciate a piedi con un figlio o due, non ho nessun obbligo. Dopo bisogna far riconoscere la paternità, c'è tutto un procedimento. Adesso pare che la legge anche vada incontro a queste situazioni. Per cui pastoralmente io non avrei nulla da dire se non la bellezza dell'annuncio. Dopo la bellezza dell'annuncio. A livello di progetto Mistero Grande noi proponiamo come metodo a parrocchie, gli occhi che lo usano, il marriage course, perché aiuta a entrare dentro il discorso della bellezza matrimoniale
e alla fine di queste 8 cene vissute in casa di una coppia di sposi c'è l'annuncio della bellezza del matrimonio. Oppure può modificare qualcosa quando c'è un bel annuncio di fede, tipo attraverso i percorsi alfa, una coppia convivente che fa un percorso alfa, un percorso di nuova evangelizzazione, ritrovando la fede trovano anche la capacità di un discernimento di coppia e capire se una coppia che arriva a dire sposiamoci, oppure proprio quel percorso di fede arrivano a dire ma no, noi non siamo fatti per stare insieme. Quindi è un capitolo aperto, ecco, di più non mi sento di dirti, mi sento di andare anch'io a scuola per queste cose.